Allora, benvenuti. Ecco che volevo farvi vedere questo quiz. Il quiz è composto in questo caso da una piramide. Vedete che la piramide poi si spezzerà in vari tronconi. Ho messo anche degli effetti sonori, quindi per giocare a questa piramide occorre avere questo oggetto, questa specie di root che cliccandolo farà partire. Ecco, vedete che ho fatto in modo tale che la piramide si sgretola e compare un suono iniziale. In più abbiamo che il PV parla, dice comincia a disporre le biglie sulla base. Come faccio a disporre le biglie sulla base? Semplice, basta che clicco su uno degli elementi. Se clicco sull'elemento giusto me lo va a disporre, se clicco sull'elemento sbagliato mi dirà che non va bene. Allora, per prima cosa bisogna disporre gli elementi sulla base. Se sbaglio clicco questo, vedete che c'è un effetto sonoro e in più mi dice un aiutino. Devi prima mettere le tre biglie a triangolo o quella d'angolo. Quindi a triangolo può essere questa, in realtà c'è anche questa ma andrà posta in cima. E poi c'è quelle, c'è una. Queste qua, vedi che fanno angolo, quindi o queste qua o queste si possono mettere. Quindi in realtà vedete che non c'è un ordine fisso, ma ogni livello si può scegliere fra n possibilità. Quindi se io dico che voglio partire con questa, vedete che va a buon fine e mi dà un effetto sonoro. Questo qui non va bene perché prima di mettere questa devo mettere questa. Poi qui questa non va bene, però se provo questa mi va al posto. Questa a questo punto mi va al posto, questa mi va al posto giusto. Ah, tra l'altro ogni volta vedete che mi fa una serie mi dà un hint, mi dice ok, finisce il secondo piano e poi se sbaglio mi dà un hint che devo fare. Clicco sull'ultima. Quando ho cliccato tutto, dovrebbe uscire ancora l'applauso. Che adesso. Riproviamo un secondo. Zaff. 2. Ecco, vedete che adesso si è sentito. Allora, quando c'è l'applauso, vuol dire che è terminato il giochetto. Hai fatto tutto, complimenti. Ora, vabbè, la piramide sotto l'ho fatta in modo tale che quando si spezza riesce a rendere il tutto in maniera un pochino più omogeneo. Ora, come viene fatto lo script? In pratica ogni elemento ha, qua, ha un nome, A, e poi sotto c'ha un po' le coordinate iniziali rispetto al root. Questo viene settato all'inizio. Cioè, in pratica c'è una procedura di impostazione in cui si mette la differenza di questo con l'altro. Questo viene fatto semplicemente mettendo l'oggetto, mettendo dentro l'oggetto lo script, sense pivot. Dentro lo script c'è scritto qual è il pivot da cui deve dipendere, c'è un oggetto che ha quel nome. Questo consentirà di avere anche script vicini, dei puzzle vicini, ma che dipendono dai pivot diversi. Chiamo pivot quello che governa un po' tutto. Quindi praticamente si costruisce sempre il puzzle con un oggetto che c'è un nome che fa riferimento a un pivot e questo c'ha praticamente sa come buttarsi a terra, cioè come fare il crashing, individua all'inizio quando lo script gli viene messo dentro, nello state entry cerca di capire qual è la sua posizione rispetto al pivot. Quindi se si vogliono ottenere delle cose diverse basta fare il reset di questo script mettendolo in una posizione alternativa. E poi fondamentalmente quando viene cliccato la cosa che fa è di chiedere autorizzazione al pivot se può effettivamente procedere a rimettersi a posto. Se ottiene l'autorizzazione allora praticamente riceve dal pivot un'indicazione e quindi lui si mette a posto. Nel caso invece del pivot, e qui abbiamo lo script più interessante, vedete che dentro gli ho messo quattro suoni. Ecco, sui suoni c'è un piccolo discorso ancora da dire. Comunque, lo script fondamentale è questo. Nello script praticamente abbiamo una lista di autorizzazione dove c'è
in sintesi un'istruzione da dare all'inizio di ogni fase. Qui in questo caso abbiamo tre fasi. Nella prima fase vengono accettati soltanto le click sul E e sul D, che sono quelle di base. Se si clicca correttamente, si aspetta di avere anche l'altro elemento cliccato. E se si sbaglia, quindi si clicca un altro degli elementi FBCA, allora viene visualizzato questo hint. Nel momento in cui tutti e due vengono cliccati, si passa alla seconda fase, dove viene detto rifinisci il secondo piano. In questa fase si possono cliccare soltanto gli elementi F, B e C. Si dà un int in caso di errore. Quando si è finito il secondo piano, si dice guarda, è quasi finito e devi solo più cliccare là. E nel caso che si sbaglia, in questo caso coraggio è facile, non lo dirà mai, però questo sarà tutto. E qui c'è lo scriptino che fa questo mestiere. Questi script sono stati verificati su OpenSim e su Second Life. Ho avuto solo un piccolo problema di scripting, ma insomma, tutto sommato è andato bene. Ah, i suoni. Qua per fare i suoni, io questi li ho trovati da una libreria gratuita su il web. In particolare la libreria è questa qui, soundj.com, dove mi fa vedere, mi dà una serie di suoni. Ho scaricato i suoni WAV e poi però i suoni WAV li ho dovuti pascolare con Audacity. Audacity, vedete questo? Audacity è un programma che permette di caricare i suoni, quindi ho aperto un suono. Per esempio questo qui button 2 o questo qui loft, questa è una risata, vedete, questa è una risata. Questa risata però purtroppo è 48.000, su Second Life per poterla vedere bisogna risalvarla a 41 44.100. Questo io lo faccio facendo traccia, facendo un ricampionamento a 44.100 e poi ho fatto l'export per salvare di nuovo il file nel formato WAV, giusto. Dopodiché, una volta fatto in questo modo, bisogna poi fare l'import del suono e questo import del suono lo faccio dall'inventory con più upload sound e qui a questo punto posso caricarmi il WAV, giusto. Gli WAV sbagliati non te li lascia caricare perché non hanno quelle caratteristiche. Quindi credo che in questo piccolo video ho dato tutte le informazioni necessarie per poter usare questo script che si trova in dire 3, dove l'ho messo. Comunque adesso pubblicherò forse anche un piccolo post dove ci saranno anche gli script. Ora, da quello che mi sembra di capire, questo script può essere usato anche per poter fare dei quiz a risposta multipla. Con le piccole modifiche allo script, gli si può dare il teleport al quiz successivo, come mi è stato chiesto. L'idea dei suoni mi è venuta proprio da Gioacchino, che mi ha chiesto appunto di poter fare una rappresentazione con dei suoni sulle risposte esatte, quindi anche quiz in cui ogni cosa che si preme rappresenta una risposta eventualmente scritta sul pannello, e quindi rispondendo correttamente fa andare a un quiz successivo. Mi sembra tutto, boh, speriamo di vedersi la prossima volta.